Hai le gambe grosse? Ti vedi le gambe grosse? Le vuoi calare, le vuoi diminuire? Allora questo è il video che fa per te. Bentornati sul mio canale ragazzi, sono Anthony, personal trainer online. Oggi parleremo di gambe grosse. Un problema che solitamente è più diffuso tra le donne, ma anche tra gli uomini. Allora, innanzitutto dobbiamo capire, queste gambe grosse sono veramente grosse? Oppure siamo noi che ci vediamo le gambe grosse? Perché molto spesso è questo il problema. Se abbiamo veramente le gambe da sgonfiare, diciamo così, allora bisogna capire due cose. La prima è capire se si devono sgonfiare dal grasso, quindi se dobbiamo dimagrirle, o se dobbiamo calare la percentuale di massa magra, se dobbiamo calare il muscolo sulle gambe. Questa è la prima cosa da capire. Seconda cosa da capire è che tipo di alimentazione e di allenamento andare a fare a seconda del filone in cui mi trovo. Quindi, se devo andare a calare il grasso sulle gambe, chiaramente sappiamo che non esiste il dimagrimento localizzato, non è che tu perdi grasso solo sulle gambe, ma se devo andare a calare il grasso, che devo calarlo in tutto il corpo, la prima cosa che devo andare a fare è una dieta ipocalorica. Facendo la dieta, incominciando a ridurre le calorie e creando un deficit calorico, in automatico andrò a perdere grasso in tutto il corpo e anche nelle gambe. Se perdo grasso nelle gambe, in automatico la circonferenza si riduce. E quindi ecco che, guarda un po' per magia, le gambe riducono il loro volume. Però come faccio ad andare a creare un deficit calorico? Sia con la dieta, sia con l'allenamento. Ma che tipo di allenamento devo andare a fare? Devo fare un tipo di allenamento che mi serve a stimolare il metabolismo e a tonificare le gambe, soprattutto nel modo giusto, nel modo corretto. Devo creare un tipo di allenamento che mi serva anche a stimolare la circolazione nelle gambe. Quindi un tipo di allenamento che io vi posso consigliare è un allenamento a circuito, un allenamento in cui i carichi non sono troppissimo pesanti e un allenamento sicuramente abbinato anche a un allenamento cardio, che velocizza un po' il dimagrimento perché ci fa bruciare più calorie. Quindi la prima cosa è andare a creare una base muscolare, se non ci siamo mai allenati, oppure andare a fare degli esercizi mirati su quello che vogliamo ottenere. Quindi sarebbe sempre opportuno comunque valutare caso per caso. Poi, se invece il problema è che la percentuale di massa grassa che abbiamo è, diciamo, abbastanza bassa, innanzitutto bisogna capire se è veramente così bassa. Quindi, per quanto riguarda la dieta, se possiamo ancora andarla a migliorare oppure no. Seconda cosa, se veramente ho dei gran muscoli, perché, che ne so, da quando ero bambino mi sono sempre allenato, ho fatto agonismo e i muscoli delle gambe mi sono cresciuti talmente tanto che oggi mi sono rimasti così, appena faccio un piccolo movimento, o comunque se finora li ho allenati con tanto carico e ho i muscoli delle gambe molto grossi, molto sviluppati, ma voglio andarli a calare, allora devo andare un po' a ridurre l'allenamento sulle gambe. Quindi, ok, esercizi base come squat e affondi, anche se in un primo periodo non ve li consiglierei sempre, perché in un primo periodo ci basterebbe allenare i glutei, interno coscia, esterno coscia, con quegli esercizi complementari di, diciamo, rifinitura, che sono slanci posteriori, calci posteriori, calci laterali, slanci laterali, insomma, tutti quegli esercizi che servono solitamente da rifinitura. Ma in un primo periodo, se vogliamo far decrescere questo muscolo nelle gambe, dobbiamo incominciare ad allenarlo di meno. Quindi se io continuo ad allenarmi con gli stessi carichi, gli stessi pesi, quindi gli stessi esercizi, state pur tranquilli che i muscoli, le gambe non vi caleranno mai. Ok, squat, affondi, esercizi base, tutti i trainer dicono così. Bene, arriva Anthony che mi dice: squat, affondi, benissimo per fare il gluteo alto, una gamba bella. Ma se hai le gambe grosse e mi continui a spingere forte con gli squat con 100 kg o con gli affondi con 30 kg per braccio, cioè le gambe non ti caleranno mai. Hai voglia di fare la dieta, ma non ti caleranno mai. Quindi ogni caso, come vi dicevo prima, è a sé e andrebbe visto di volta in volta, a seconda della persona, come reagisce agli stimoli allenanti,
che tipo di dieta fa e quante volte riesce ad allenarsi durante la settimana, perché se mi alleno solo due volte a settimana è normale che l'esercizio base lo devo andare a mettere in ogni allenamento. Se invece mi alleno di più, e devo capire anche che allenamento fare, è bene anche qui inserire degli esercizi di cardio, perché non è che il cardio mi fa la gamba bella, mi fa la gamba bella se lo associo chiaramente agli esercizi di tonificazione, se no hai voglia a camminare o a correre. Allora, qui mi sono segnato delle domande che solitamente mi vengono fatte. Una domanda è: dopo l'allenamento perché ho le gambe gonfie? Uno, perché durante l'allenamento porti sangue al muscolo, quindi le gambe per forza ti si gonfiano. Due, i giorni dopo l'allenamento loro entrano nella fase di recupero, quindi richiamano a sé acqua e quindi è normale momentaneamente avere le gambe gonfie, ma è una situazione momentanea. Quanto cardio devo fare? Quanto cardio devi fare? Se lo abbini a un giusto allenamento di tonificazione, 2-3 volte a settimana può bastare. Io solitamente lo consiglio, o lo fai direttamente nei circuiti, o lo fai 2-3 volte a settimana separato dagli allenamenti che fai, oppure lo fai una mezz'oretta a fine allenamento, se ti alleni in palestra. Se ti alleni a casa con i circuiti, puoi metterlo durante i circuiti. Poi, come devo mangiare per non avere le gambe gonfie? Come devi mangiare? Dieta ipocalorica. Ecco che le gambe si sgonfiano. Poi chiaramente, soffri di ritenzione idrica, bene, devi stare attento al sale, devi bere di più. Tendi ad avere le gambe gonfie la sera perché stai seduto o seduta tutto il giorno? Bene, arrivi a casa la sera, ti metti con le gambe in su a 45 gradi, non a 90, 45. Non lo so, soffri di gambe gonfie anche durante la notte? Bene, appoggia due cuscini sotto il materasso e dormi con i piedi impolverati. Cioè, le strategie per sgonfiare un po' le gambe ci sono, però tutto parte dalla dieta e da come ci alleniamo. Anzi, tutto parte dalla dieta se la facciamo e dall'allenamento se lo facciamo. Quindi questo video è fatto per chi si allena e per chi vuole ottenere risultati anche attraverso un'alimentazione sana. Se mi dici che non hai mai fatto allenamento e mangi quello che ti pare, chiudi perché questo video non fa per te. O inizi a fare così. Detto ciò, quali sono gli esercizi che dovrei fare? Gli esercizi che dovresti fare, come ti dicevo prima, variano. Innanzitutto bisogna capire se devi dimagrire o devi calare i tuoi muscoli. Seconda cosa, ogni persona reagisce in un modo diverso, è per questo che ti consiglio sempre di farti seguire da un professionista. Se ti vuoi far seguire da me, ti preparo io un programma personalizzato da fare o a casa o in palestra, o ancora meglio, vieni a fare le video lezioni insieme a me online. Perché in questo modo riesco a vedere ogni esercizio come lo fai, riesco a vedere e a darti le strategie e i trucchetti giusti per non ottenere le gambe gonfie, ma per ottenere le gambe gonfie dove le vuoi tu, cioè per andarti a modellare il corpo proprio come lo vuoi tu, e poi chiaramente sei molto più motivata ad ottenere quel risultato, perché quando hai sempre l'appuntamento con me e senti che il lavoro è molto più efficace, è normale che poi ti viene la motivazione. Quindi vi lascio il link qui sotto in descrizione, potete cliccare, mettervi anche tranquillamente in contatto con me e chiedere anche informazioni. Detto ciò, ricapitolando, la prima cosa che dobbiamo fare è capire se siamo A o siamo B, se siamo carne o pesce. Seconda cosa che dobbiamo capire è che tipo di alimentazione andare a fare. Terza cosa che dobbiamo capire è che tipo di allenamento andare a fare, ma questo cambia da soggetto a soggetto, anche perché ci sono soggetti in cui le gambe crescono molto più facilmente perché hanno magari la gamba più corta, il muscolo più corto, e soggetti con delle gambe lunghe che fanno fatichissima a farle crescere, e quelli da una parte sono fortunati, ma dall'altra insomma ci sono i pro e ci sono i contro, ok? Quindi c'è sempre un pro e un contro per tutto. Detto ciò ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi fatto un po' di chiarezza. Se vi è piaciuto lasciatemi il like, continuate a seguirmi, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti! E adesso iniziamo ad allenarci insieme. Vai subito su iosoninforma.com, lì puoi trovare le mie guide gratuite da scaricare sia audio che video, e in più puoi scegliere l'opzione migliore per allenarti insieme a me. Allenamenti individuali, allenamenti di gruppo e allenamenti specifici di gruppo per donne. Io sono in forma.com, ti aspetto!